Jessica Pasquini, sindaco del comune di Suvereto. L'emergenza Covid è stata un'esperienza abbastanza traumatica per un, per un sindaco come me che si era insediato da pochissimi mesi e quindi ho cercato di capire quale potesse essere non solo il ruolo ma eh, quali erano le azioni che potevano servire di più alla cittadinanza. Devo dire che eh, i cittadini, da un punto di vista del rispetto delle regole, sono stati veramente molto bravi. Io ho cercato di far sentire loro la mia vicinanza, eh, non solo attraverso i canali social, perché non ci potevamo vedere di persona, ma avendo su una popolazione mediamente molto anziana, ho cercato di farmi sentire anche in altri modi, quindi ho utilizzato ad esempio anche i giri in macchina con l'altoparlante per rassicurarli, per ripielogare loro le norme e per fargli sentire comunque che, Nonostante non andasse tutto bene, però, insomma, eh, c'era qualcuno che vigilava. Le associazioni di volontariato sono state fondamentali durante la pandemia, ma direi che lo sono anche tutt'oggi. Eh, dopo i primi giorni di smarrimento, in cui eh, abbiamo dovuto anche noi capire eh, cosa potevamo fare, ci siamo subito mossi eh, attraverso, per esempio, l'autoproduzione di mascherine, che poi abbiamo consegnato alle persone a casa, attraverso. Sia la Croce Rossa, che è anche la nostra autorità, diciamo il nostro braccio di protezione civile, sia attraverso ehm, diciamo, il personale comunale. Ehm, abbiamo instaurato eh, dei protocolli per la consegna dei de generi di prima necessità a chi non si poteva spostare, che era eh, anche se diciamo, nella prima fase su Vereto non ha avuto nessun caso COVID, cioè i primi mesi del 2020 noi ne siamo usciti indenni, però comunque non si doveva uscire di casa e quindi, per fare la spesa, chi non aveva motivi di lavoro per uscire si è rivolto appunto all'associazione del volontariato. E questo in, prima eh, per una fase proprio di bisogno, però a un certo punto anche per un supporto psicologico, perché sono stati momenti, soprattutto per chi vive da solo, molto difficili. E quindi, questa rete tra ente pubblico e associazioni è stata davvero fondamentale. Fare il sindaco in un periodo così difficile, quale è stato quello della pandemia, oggi abbiamo diciamo, una guerra e una crisi energetica importante, spesso ci fa pensare che forse avrei vissuto più tranquilla, avrei cresciuto mia figlia in modo più tranquillo se non avessi fatto il sindaco. però soprattutto in un piccolo comune, è una passione quella di poter amministrare bene, di vedere realizzati quelli che, sono, che erano i miei sogni di bambina e di ragazza, poterli realizzare talmente forte che comunque alla fine prevale sempre la gioia di essere qui e di poter essere utile a qualcuno piuttosto che la paura o la stanchezza di quelli che sono i carichi che gravano sul sindaco. Abbiamo utilizzato Alert System e diciamo che da lì abbiamo scoperto quanto potesse essere importante, quindi abbiamo eh, diffuso delle informazioni ovviamente molto brevi per raggiungere più persone possibili, anche quelle che magari non seguono, non seguono i social e quindi ho cercato eh, via via di dare appunto dei messaggi per raggiungere chi eh, si era registrato o chi aveva il numero telefonico fisso per poter insomma, dare informazioni anche urgenti e, e diciamo che poi è un servizio che va anche oltre la pandemia. Comune di Suvereto eh, dal punto di vista della protezione civile eh, è un territorio diciamo, che da un punto di vista del rischio fondamentalmente tiene d'occhio eh, il fiume perché abbiamo l'attraversamento di un fiume e soprattutto abbiamo un guado che attraversa il fiume e che quindi deve essere monitorato rispetto alla sua apertura e chiusura quando ci sono delle situazioni. Abbiamo appunto l'associazione la, della Croce Rossa che ci fa da, da braccio e quindi noi eh, purtroppo negli ultimi tempi anche poco perché... Non è piovuto, però purtroppo sono fenomeni sempre più in crescita e quindi cerchiamo di avvisare le persone, soprattutto rispetto all'utilizzo meno del guado. Non abbiamo delle difficoltà, fino ad ora, fortunatamente, non è successo niente di, di, di tragico. Ma sapere di avere un servizio eh, disponibile come Alert System sicuramente ci rassicura rispetto a come potremmo fare in un caso estremo ad avvisare tutti quando diciamo eh, i, i sistemi moderni e le social media non riescono a raggiungere tutte. Le persone. I cittadini rispetto al servizio del system si sono dimostrati, hanno risposto bene, diciamo, però non era un servizio a cui erano abituati. E devo dire, per raccontare qualche aneddoto simpatico, che soprattutto per le persone anziane sentire la voce del sindaco è stata importante. Poi mi conoscono, siamo un piccolo paese, quindi qualcuno non si è nemmeno accorto che era registrato e pensava di parlare con me. È stato un momento confortante perché rispetto alla di leggere la notizia sentire la voce è sicuramente un qualcosa di più. Se volessi fare uno spot del comune di Suvereto direi sicuramente che questo è un luogo dove eh, si può praticare benessere dove si può vivere senza mai sentirsi soli, si può lavorare, si può crescere la propria famiglia e, e essere comunque immersi in un ambiente che è vicinissimo a tutti i servizi ma che comunque ritaglia sempre uno spazio di vivibilità fuori dal caos della vita Moderna. Suvereto è un paese in cui si vive ancora, a, non dico con un ritmo lento perché purtroppo nella realtà odierna è difficile, ma dove comunque c'è sempre ancora spazio per la socialità, per avere il vicino di casa, per supportarsi reciprocamente. Un posto dove i bambini possono ancora camminare senza la paura <ride> di un'auto oppure sentirsi liberi, insomma noi stiamo impostando la nostra attività proprio per rendere questo un paese vivibile e sicuramente dopo la pandemia i centri come i nostri diciamo, sono stati riscoperti anche per, questo, per questa libertà, per essere a contatto col verde, è un, diciamo, un posto dove sinceramente io cresco volentieri la mia famiglia e la mia figlia dove... Consiglierei di, di mettere su famiglia. In questi anni ehm, abbiamo cercato di interrogarci su quali potessero essere le offerte per i più giovani e abbiamo deciso di farlo attraverso lo sport. Abbiamo rifalificato l'impianto sportivo comunale, abbiamo lavorato con la società per riportare la giovanile del calcio che non c'era più e siamo in procinto di far partire un lavoro per creare un nuovo da zero campo polivalente. Gli anziani sono una grande risorsa ehm, per il territorio e per il comune, e da un punto di vista diciamo sociale eh, ci sono delle associazioni che eh, li supportano e li fanno loro fare delle attività eh, l'ambito turistico di cui facciamo parte è un ambito molto grande è un ambito che va da più o meno rosignano in cui devo dire che eh, è stato impostato un lavoro fatto davvero bene ci si siamo divisi il lavoro per temi e quindi abbiamo il filone anogastronomico abbiamo il filone eh, del turismo sportivo in cui i comuni che sono interessati e veramente collaborano c'è proprio una, una solidarietà anche nel promuovere e devo dire che probabilmente questo ha aiutato anche un pochino a, a dissolvere quel campanilismo magari che può essere anche un pochino eh, tutto italiano e anche toscano. Devo dire che nell'ambito turistico si collabora davvero bene con gli altri. Amministrare un piccolo paese significa incontrare tutti i giorni le persone per strada, quindi gli appuntamenti non le do qui in ufficio ma li vivo mentre mi fermo. Scusi sindaco, posso fare una domanda? Questo è, diciamo, quello che sento quotidianamente. Può sembrare a volte un po' pesante perché non c'è mai un momento in cui la vita privata viene separata da quella pubblica, però alla fine credo che sia anche una sfida importante. Un sindaco deve innanzitutto essere generoso, altrimenti il sindaco non lo deve fare. Alert System unisce l'amministrazione pubblica ai cittadini.